Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Cari cittadini della Russia, cari veterani, compagni soldati e marinai, sergenti e tenenti colonnello, sottotenenti e sottufficiali, compagni ufficiali, generali e ammiragli, combattenti e capitani della Operazione Speciale Militare. Buona giornata della vittoria. Una festa in ordine dei nostri padri, dei nostri nonni, dei nostri avi che hanno onorato e consegnato alla storia i loro nomi difendendo la nostra patria. Un prezzo impagabile di grandissimo coraggio e eroismo hanno salvato le nostre vite dal nazismo. Oggi la civiltà mondiale si trova di nuovo a cavallo di un momento decisivo. È in corso una vera e propria guerra. Noi abbiamo dato una risposta al terrorismo internazionale, abbiamo difeso gli abitanti del Donbass e abbiamo garantito la nostra sicurezza. Per noi, per la Russia, non ci sono dei popoli ostili né in Occidente né in Oriente. La stragrande maggioranza delle persone nel mondo vogliono vedere un futuro libero, pacifico e stabile. Pensiamo che qualsiasi tipo di ideologia, di dominio, per natura sia da respingere, porti solamente sofferenza e morte. Ma alcune elite continuano a parlare della loro esclusività, non fanno altro che dividere le società mondiali, provocano conflitti sanguinosi e colpi di Stato. Russofobia, odio e nazionalismo aggressivo, distruggendo anche i valori tradizionali, familiari che rendono una persona tale. Tutto questo per portare avanti i loro diktat e imporre la loro volontà, i loro diritti, le loro regole alle persone, sfruttando in realtà repressioni e violenze. Sembra che abbiano dimenticato cosa hanno portato le gesta naziste quasi un secolo fa. Hanno dimenticato chi ha messo fine a questo dolore, a questa bestia bruna, liberando i popoli europei. Vediamo come per una serie di paesi, senza alcun tipo di vergogna, vengono distrutti i memoriali dei soldati sovietici, dei grandi comandanti. Viene creato un culto del nazismo e della violenza, mentre la memoria dell'autentico eroismo viene messo da parte. Un'aggressività tale e una sfrontatezza tale è un reato, questo revanchismo da parte di chi in maniera cinica ha provato a attaccare il nostro paese, chi ha dato vita alla feccia nazista in tutto il mondo. E qui non c'è nulla di nuovo. Il loro obiettivo è quello di riuscire a strappare e dividere in due il nostro paese, rompere il sistema, l'architettura di sicurezza del mondo e il diritto internazionale, soffocare qualsiasi centro di sviluppo sovrano. E queste ambizioni non potranno far altro che finire in una tragedia. È questo il motivo della catastrofe che sta vivendo il popolo ucraino, ostaggio di un colpo di Stato che ha dato vita a un regime di delinquenti. La moneta di scambio è diventato il popolo ucraino. Per noi, per la Russia, il ricordo dei difensori della nostra patria è sacro, lo teniamo nei nostri cuori e rendiamo omaggio a chi partecipa alla resistenza e che ha partecipato alla resistenza in quegli anni, i combattenti anche delle armate americane, britanniche. Ci ricordiamo e commemoriamo anche chi ha perso la vita nella lotta contro il militarismo giapponese. Sono convinto che l'esperienza di solidarietà, di partenariato in questi anni di guerra è un nostro patrimonio
che non ha valore. Proprio in questo momento, quando prende forza un movimento che porta a un mondo multipolare, fondato sui principi di fiducia e di libero sviluppo di tutti i paesi, di tutte le popolazioni del pianeta. È molto importante il fatto che qui a oggi a Mosca siano venuti anche i leader del CSI. Da questo punto di vista, dal mio punto di vista, questo è un rispetto per le geste eroiche delle nostre persone che insieme alle loro persone hanno sconfitto il nemico. Tutte le popolazioni dell'Unione Sovietica hanno dato un contributo importante alla guerra e ce lo ricordiamo, ci inchiniamo di fronte alla memoria eterna di quelli che hanno perso la vita a causa della guerra, alla memoria dei figli, delle figlie, dei padri, delle madri, dei nonni, dei mariti, delle mogli, dei fratelli, delle sorelle, delle persone vicine e degli amici. Inizia ora un minuto di silenzio.